Quando sono le 11:21 torna in questo venerdì mattina Il Mondo Intorno. Buongiorno a tutti. Questa mattina parliamo di scuola, perché la scuola è la più importante forma di normalità per un bambino, ma quando questa normalità viene a mancare, viene stravolta perché c'è una guerra, viene anche ad essere stravolta la quotidianità dei più piccoli. Questa mattina vogliamo andare all'Ozzo Atestino, in provincia di Padova, dove l'istituto comprensivo ha fatto un gesto molto nobile. Non vi anticipo quale, ne parliamo con il suo dirigente scolastico, il professor Alfonso D'Ambrosio, in collegamento Skype con noi. Buongiorno professore, benvenuto. Sì, buongiorno a te. Allora, che cosa ha fatto il vostro istituto comprensivo? In realtà più solo stiamo parlando di una famiglia che è stata da noi dall'Ucraina, che era già nei primi anni del 2000, la mamma, in questo caso, una delle cosiddette bambine di Chernobyl, cioè venivano in Italia, qui in Veneto, accolte da famiglie che allora era la nostra signora Elena, era una giovane signora, una giovane mamma, oggi è una persona di 67 anni. Elena, quando Jaroslava, e questo è il nome della mamma, insomma, poi dei due bambini che sono Timur e Arthur, che hanno 10 e 14 anni, ha detto Elena, l'ha chiamata mamma, tra l'altro Elena è la nostra nonna, ha detto io sto scappando diciamo da una guerra, cosa puoi fare per me? Lei ha detto io ti accolgo qui. Io ho ricevuto la chiamata da parte del sindaco di Lozzo. Noi siamo il nostro comprensivo è, io dirigo un'altra scuola nota, che è quella di Voiganio, la prima zona rossa, e Elena ha detto guarda, vieni qui, noi ti accogliamo. Io credo che il gesto più bello è in queste sue due parole, cioè siamo qui, ti aspettiamo. Noi come scuola abbiamo fatto in linea con quanto fatto da Elena, abbiamo detto ci siamo anche noi, accogliamo Timur e Arthur. In realtà abbiamo accolto poi tutta la famiglia, insomma, perché, certo, perché loro non sono arrivati da soli. Professor D'Ambrosio, non sono arrivati da soli, insomma, in questi casi, ecco, ci sono anche altre famiglie ucraine, senza dare nessun dato sensibile, perché certo, loro hanno paura, addirittura le prime famiglie che stanno arrivando hanno paura anche di dire di dare il loro nome, perché ovviamente loro hanno detto una cosa importante, noi ci hanno detto subito noi non siamo, e questo io lo dico anche alle altre scuole, ma anche alle altre famiglie, insomma, che ci seguono: noi non siamo poveri, non siamo migranti, noi siamo profughi di guerra. E questo secondo me traccia anche l'orizzonte temporale. Loro hanno detto noi appena avremo la possibilità, giustamente, vogliamo ritornare nel nostro paese. Quindi la scuola in questo momento, tutte le scuole italiane che stanno accogliendo più di 20.000 bambini, sta facendo un percorso di inclusione e accoglienza, io definirei un po' anomalo, nel senso che da una parte c'è il mediatore culturale, l'interprete, chiamiamolo così, che traduce da italiano a ucraino, dall'altro invece pensare, dare un tempo scuola a questi bambini, che ho chiamato pedagogia straordinaria. Cosa vuol dire? Vuol dire sapere che loro resteranno qui un mese, due mesi. Se tu sai che uno rimane qui per un mese nella tua casa, tu cosa fai? Dai il meglio di te, e noi stiamo dando il meglio, quindi con attività ad esempio che non sono di rincorsa del programma, ma ad esempio italiano fatto con una web radio, scienze nell'orto della scuola, ecco, io credo che tutte queste esperienze straordinarie accolgono loro ma migliorano anche noi. Ecco, lei parlava in un'intervista che ha rilasciato recentemente anche il concetto di fondo di transitorietà, parla appunto di pedagogia anche del ritorno, perché queste persone sanno che questa è una situazione transitoria, è una situazione che appunto prima o poi, si spera il prima possibile, finirà, quindi torneranno a casa nelle loro scuole e insomma si spera alla vita di prima. Perché parlava dell'importanza di mediatori culturali? Ecco, lei diceva la priorità oggi non è lo psicologo ma è il mediatore culturale.
Sì, allora diciamo che lo psicologo viene dopo, sì. Sicuramente dopo lo psicologo noi in questa fase l'abbiamo pensato, poi torno al mediatore culturale, l'abbiamo pensato, l'abbiamo immaginato insieme agli enti locali, soprattutto per gli adulti, le famiglie, perché i bambini, io non voglio banalizzare, i bambini hanno una capacità di resilienza e di resistenza che è anche migliore di noi adulti, però i bambini sono bambini, i bambini di 7-8 anni riescono a comunicare e a vivere anche la guerra in maniera diversa. La prima parte, secondo me, lo psicologo deve riuscire ad accogliere le famiglie adulte che in questo momento hanno a volte anche con grande dignità, anche paura di a noi, per esempio, di chiedere gli indumenti, perché loro li avevano finora provengono da una zona dove avevano tutto. Perché il mediatore culturale? Perché l'Ucraina, ecco, provo a sintetizzarlo in 20 secondi, la scuola ucraina non è una scuola di serie B, anzi, è una scuola, noi dobbiamo pensare a una scuola di grande eccellenza. Loro, ad esempio, hanno 12 anni di scuola obbligatoria, cioè l'obbligo scolastico è fino ai 18 anni, in Italia è fino ai 16. Ancora hanno scuole dove c'è un'altra laboratorialità, hanno le aule tematiche, un grande investimento sulle discipline scientifiche. Quindi, in questo momento, l'unica cosa che hanno è che fino ai 10 anni spesso non fanno ad esempio le lingue ponte, cioè noi ci siamo trovati con il ragazzino più piccolo che non sapeva bene l'inglese, quindi il problema è come faccio a comunicare con una persona che magari non conosce bene l'inglese. È detto fra di noi, spesso anche i bambini di 6 anni italiani, no, non conoscono bene l'inglese, quindi abbiamo bisogno di una persona che comunica nella loro lingua, questa nelle prime 2-3 settimane. Chiaramente esistono, in Italia lo si fa, la scuola lo sa bene, noi lo facciamo anche noi da tempo, abbiamo accolto ad esempio bambini del Bangladesh recentemente, esiste la cosiddetta comunicazione alternativa, cioè si lavora con immagini, si disegna il sole, questo è il sole, però questo richiede un tempo che è tipicamente 2-3 mesi, nella prima fase per poter capire chi abbiamo di fronte. Esempio, è un bambino che ha bisogni educativi speciali? Sicuramente sì. È un bambino che deve esprimere le sue emozioni? Sicuramente sì. Abbiamo bisogno di persone che lo traducono. Ecco, mi permetta, lo straordinario nello straordinario, nel nostro caso è avvenuto ancora una volta quando si ragiona col cuore. Ad esempio, io ho fatto un appello sul sito della scuola e un nostro genitore, una nostra mamma, papà italiano, lei ucraina, di Vo, quindi la prima zona rossa d'Italia, ha accolto, ha detto io ci sono, e quindi adesso noi abbiamo il mediatore culturale che su base volontaria, la nostra mamma, una signora che io ringrazio ogni giorno, sì, che ci sta aiutando in maniera del tutto volontaria. Straordinario, come hanno scritto su un'intervista, lei è uno che è abituato a fare, preside D'Ambrosio, quindi grazie per aver voluto condividere con noi questa storia, e grazie per quello che fate con la scuola ogni giorno. È una lezione che abbiamo imparato dal Covid, la scuola si muove prima di ogni altra, insomma. Grazie per essere stato con noi, grazie a Alfonso D'Ambrosio, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Lozzo a Testino in provincia di Padova. Grazie e buona giornata. Grazie, buona giornata. E allora noi terminiamo questo spazio informativo, il mondo intorno torna come sempre domani intorno alle 11:20. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata con il nostro palinsesto lì nella Santa Messa.